quest'anno c'è una novità, portiamo la cucina della Costa Smeralda col titolo appunto Taste of Sardinia e in particolare del Cara di Volpe, e stiamo esportando questo brand come Cara di Volpe e la nostra attività enogastronomica in un albergo 5 stelle lusso. Les Ariels, per il secondo anno consecutivo, una sessantina di camere, assomiglia moltissimo al Pitrizza come modello e come prezzi, come suite. La stessa cosa, abbiamo firmato per contratto ieri a Londra, Mayfair, centro di Londra, con il ristorante Frescobaldi, un ristorante molto, molto chic, aperto l'anno scorso, e lì saremo presenti col Taste of Sardinia dal 15 gennaio fino al 4 aprile. Cosa significa Taste of Sardinia? Noi esportiamo il nostro know-how, quindi la nostra professionalità in termini di operations, quindi il servizio in sala, servizio trasformazione di cibi in cucina, con prodotti rigorosamente sardi, quindi sarà un menù piccolo ma molto, molto indigeno. No? Siamo in trattativa per esportare questo tipo di esperienza anche a Doha, dovrebbe essere marzo, tutto il mese di marzo, e per il prossimo anno contiamo di ripetere tutti e tre e di varcare un attimo l'oceano e farlo anche a New York. La finalità di questa attività sono tre importanti, insomma, poi ce ne sono altre, ma tre importanti. La prima, il Qatar e quindi Starwood tengono moltissimo a promuovere i prodotti enogastronomici nel mondo, quindi esportandoli dalla Sardegna in maniera diretta, però trasformandoli. Il secondo motivo, tengono moltissimo a creare occupazione anche durante la fase invernale, utilizzando appunto il brand e le esperienze che noi abbiamo qua. Tenete conto che soltanto a Courchevel ci saranno 25 dei nostri ragazzi e ragazze. A Londra, a Mayfair, ci saranno 10 dei nostri ragazzi e ragazze, 5 in cucina, 5 in sala. La terza finalità, quella è proprio un'esigenza nostra, è quella di trovare, innanzitutto di coccolare i nostri clienti che già abbiamo, che sono repeat, no? Sono clienti fedeli, ma soprattutto di trovarne altri in maniera diretta, quindi di trovare proprio il cliente direttamente attraverso queste esperienze e di fargli conoscere quindi la Sardegna in generale, i suoi prodotti, questo Smeralda in particolare, e di portarceli qua in costa. Questo aspetto va a rinforzare quello che noi stiamo facendo da vari anni. Da vari anni tutti i nostri ragazzi che non sono mai andati all'estero vengono da noi supportati e stimolati, e per la prima volta gli paghiamo il biglietto aereo, andata e ritorno e un mese di scuola. La stagione è andata molto bene, come abbiamo detto l'altra volta, siamo molto contenti. Oltre 3.000 camere occupate in più, un 7% di incremento nei coperti, quindi nei pasti serviti. Mm-hmm. Bella stagione. La stagione si pronuncia molto buona. Le richieste stanno arrivando benissimo per il 2016, anche per il 2017, soprattutto dalla Veria, questo è un dato importante. Erano anni, dal 2008, dopo la bolla speculativa, che non vedevamo delle richieste così di due anni, che era il mercato americano, stanno arrivando. Abbiamo chiuso anche qualcosa per il 2017 già. Ci aspettiamo una stagione molto positiva, sotto tutti gli aspetti, sia dal punto di vista di entrate che di investimenti, sia sulle persone, quindi aumentando ancora ulteriormente i livelli di occupazione rispetto a quest'anno, e gli investimenti a livello di marketing per attirare comunque i nuovi clienti. Faremo dei cambiamenti, appunto, abbiamo detto, a livello food and beverage come offerta. Siamo in trattativa e tentiamo di concludere a breve un brand giapponese molto importante per i prossimi 6 più 6. Concerti, anche lì siamo in trattativa con due grossi artisti che chiaramente non possiamo dire, grossi, grandi, 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 non lo dico, non lo dico.